ogni giorno nuovi servizi al centro operativo comunale. Oggi avete dato un'informativa anche un po' tutti i malati, anche quelli che sono costretti a stare allettati, come per esempio quelli che hanno la SLA. Sì, ieri abbiamo ricevuto una telefonata da parte di un familiare di un malato di SLA e abbiamo tecnicamente raccolto immediatamente l'esigenza di questa persona e abbiamo subito interessato l'ASL e fatto un protocollo anche qui di intesa con il dottor Ceci affinché sia i familiari che le persone che hanno problematiche sanitarie come sclerosi multipla, SLA e tutti quelli che poi il dottor Ceci molto cordialmente ci fornirà, faremo un servizio a domicilio bypassando tutte le, diciamo, le incombenze amministrative che erano previste precedentemente a questa situazione. Quindi faciliteremo i familiari, vedremo che gli stessi si possano esporre a dei rischi potenziali, lo faremo noi con la nostra protezione civile, col nostro servizio che garantiamo al COC. Anche perché questi hanno bisogno di medicine che necessariamente vanno a prendere in ospedale. Sì, con una certa Sono frequenza, particolari. e quindi in questo periodo di emergenza lo farà il COC al posto dei familiari, grazie all'intercessione, grazie alla sensibilità che ha avuto l'ASL nella figura del dottor Ceci e del dottor Di Giosia. Altri servizi del COC, lei ha detto 7 medici di base, quindi chiariamo anche questo aspetto, No, che non sono fisicamente abbiamo attivato la nel funzione, COC. Ecco. certamente, questo sempre nell'ottica di evitare di avere assembramenti di persone. Abbiamo attivato la funzione 2, che è la funzione sanitaria, e i medici di base si trovano presso lo ICCP della ASL, quindi su Circonvallazione Ragusa, dove veicoliamo tutte le richieste che arrivano al COC per essere poi lavorate dai medici di base. I numeri di oggi? Questa mattina stiamo facendo tanti servizi, come sempre, è un lavoro incessante fatto sia di richieste telefoniche e di informazioni, sia di richieste di servizi per prodotti farmaceutici, per spese e quant'altro. È un'attività sicuramente intensa, ma che i ragazzi della Protezione Civile fanno veramente con tanta buona volontà e con tanta passione.